interrompe. Vietato fare un video dei bloopers, dopo. Ogni storia ha un suo inizio e ogni inizio ha una sua storia. Questa è la storia di come è nato l'inizio, di come è stata costruita la storia. Oi, che stai dicendo, scemotto? Ti rendi conto che non si capisce nulla se parli così, vero? Prova a parlare in maniera chiara, in modo che tutti possano capire. Cosa volevi spiegare? Volevo raccontare come è nata l'idea per il tema del Grest del 2018. E si può sapere perché vuoi raccontare un fatto avvenuto circa una decina di anni fa? Perché ci sarà utile per far sì che il mio piano per fuggire da qui possa essere messo in atto. Certo, se tu mi avessi conosciuto nel 2017 avresti pensato che non sarei mai riuscito a fare qualcosa di intelligente. Ma mi sono evoluto, sai, il tempo cambia. Capisco, però anche se sei maturato non puoi raccontare una storia in quel modo o andrà a finire che non se ne capirà nulla e ciò che avrai fatto risulterà totalmente inutile. Riprova usando parole più semplici e chiare. Ok. Ogni storia ha un suo inizio, e questo è il racconto di come questa storia è stata progettata ed ideata. Perché vi dico questo? Beh, abbiamo bisogno del vostro aiuto per liberarci da questo posto, ma per farlo abbiamo bisogno che voi conosciate tutti gli eventi. Quello che mio fratello sta cercando di dire è che, se non sapete come siamo finiti in questa situazione, non potrete mai capire come tirarcene fuori salvandoci tutti gli effetti. Ora posso iniziare, vero? Sì, certo. Circa 10 anni fa... Ragazzi, dobbiamo assolutamente pensare al tema del Grest del prossimo anno. Avete qualche idea? Beh, potremmo raccontare la storia che parla della ricerca di un tesoro particolare, la ricchezza di saper parlare, di utilizzare sempre le parole giuste per dire ciò che si pensa, per comunicare, trovando sempre le corrette parole chiave per il cuore degli altri. Che ne so, la storia di 2 fratelli che magari litigando cercano la chiave per poter comprendere come esprimere il significato della vita attraverso la parola. Attraverso Gesù. Sarebbe una buona idea se non l'avessimo già sviluppata nel 2012. Magari mancavi, oppure la tua fantasia è piuttosto ridotta. Sta di fatto che uguale ad argomento trattato durante Passepartout. Mi sa che per questa volta, eccezionalmente, devo concordare con Alessia. Non possiamo riciclare sempre le stesse idee, le stesse cose. Dopo anche i ragazzi si annoiano. Bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. Avete forse altre proposte da fare? Forse mi sta venendo in mente un'idea, ma devo ancora svilupparla. Magari da lì si è già venuto in mente qualcosa. Alessia? Potremmo affrontare il tema della costante ricerca di Dio da parte dell'uomo, della costante voglia dell'essere umano di comprendere ciò che non può comprendere. Parleremo della felicità nello scoprire come e perché tutto è successo deve succedere, perché siamo al mondo. Scopriremo come interrogarci sulla vita. Non vorrei sembrare inopportuna, ma non è un tema un po' troppo filosofico, complesso e noioso? Perché se già io mi stavo annoiando mentre parlavi, figuriamoci i bambini. Temo che per questa volta abbia ragione Teresa. Mi sembra un tema molto bello e molto profondo, però se vuoi approfondirlo in privato possiamo vederci, ma è un po' complesso da portare di ragazzi. Michele, tu hai forse qualche idea? Sì, un giovane ragazzo si è appena trasferito ed è tornato a Biancavilla, la sua città natale. Questo ragazzo un giorno riceve una strana creatura con poteri particolari e con essa inizia ad andare in giro per il mondo. Prova via via a collezionare sempre più creature di quel tipo, dentro delle particolari sfere, in grado da fungergli da casa. Durante il suo cammino incontra nuovi amici e fa tante scoperte. Riesce perfino a vedere creature maestose e leggendarie. Nel tempo libero va di palestra in palestra per allenarsi e alla fine prova a diventare il trainer più forte di tutti, un maestro possiamo dire. Ok, ma non è un tema un po' infantile conosciuto? Cioè, mi sembra che tutti abbiano capito che tu stai parlando di Ash e la sua avventura all'interno del mondo dei Pokémon. Certo, una storia un po' inusuale, anche mi sembra abbastanza conosciuta, forse un po' infantile per i ragazzi delle medie però. Ma se non va bene nulla, di cosa parliamo? Io non ho altre idee. Nemmeno io. Fermi tutti, io ho un'idea meravigliosa. Quest'anno parleremo di... Una volta mi hai detto che non eri un eroe, a volte non sembravi umano, ma ti voglio dire una cosa, tu eri l'uomo migliore.
l'essere umano più umano che abbia mai incontrato, e nessuno mi convincerà che tu mi abbia mentito. È così, ecco.